Buongiorno belle donne! Allora, vi piace la Dixie? A me fa impazzire, è veramente stupenda. Niente, velocissimamente, allora ho preparato dei mini video con le cose che ho portato a casa ieri di Dixie e vari abbinamenti. Zoe, cosa fai? C'è un cane che scava, vabbè, lasciamo stare. Allora, ho preparato dei mini video di Dixie con i vari abbinamenti dove si vedono i tessuti e i modelli. Li ho fatti molto brevi e poi li monto tutti insieme, così abbiamo un video solo dove si vede un po' tutto. E poi in sottofondo farò un commento per spiegarvi le cose. E niente, non perdetevi d'animo se vedete che alcune cose sono già esaurite, perché essendo a inizio stagione, io su vostra richiesta posso riassortirle, però ovviamente dovete scrivermi, dirmi cosa vi interessa e poi io mi informo se è possibile riaverlo di nuovo. Niente, vado a editare il video e vado anche a spacchettare la Zoara, che sono appena arrivate le calze, anzi quello vi faccio un altro video a parte. Un bacione! Questo è l'abito a macro fiori con sfondo color coccio. È un abito sciolto a sacchetto con delle pieghe nella parte sopra del collo e il bordino del collo è in maglia. Questo invece è un altro abito con fiori leggermente più piccini, sempre modello sciolto ma con una cinturina in ecopelle in vita. Il collo è sempre a piegoline. Poi la cinturina si può portare, non portare, e si può anche, volendo, legarla soltanto dietro, in modo da dare comunque risalto al punto vita senza però averla davanti visibile. Questo è un abito molto particolare, il modello è sciolto, morbido e ha una scollatura davanti profonda. Sui due lati ci sono due cerniere a tutta lunghezza e il collo è fatto come una giacca, quindi diciamo proprio un modello molto originale, molto particolare e anche molto elegante. Abitino semplice in tessuto goffrato blu elettrico con vita alta tagliata sotto il seno e bordini neri sul collo e sulle maniche. Questo è un dettaglio del tessuto. Molto bon ton, molto delicato, molto carino. Completo formato da tre pezzi, cardigan in ciniglia con maniche ampie e senza bottoni, chiuso da un fiocco nella parte alta. Poi sotto abbiamo un jeans nero in cotone semplice con i bottoni al posto della cerniera e questa blusa che ha il fondo doppio e la piega sul davanti nella zona del collo con la manica subito sotto il gomito. Stessi pantaloni neri abbinati a un abito in felpa melange grigio scuro con una decorazione in pizzo sullo scollo, uno scollo ampio a barchetta che mette bene in evidenza il décolleté e il modello del mini abito è molto morbido e lasciato andare, anche se si può portare anche slusato, drappeggiato o con una cintura. Maglia con i rossetti in viscosa e angora, variante panna, molto bellina, taglia unica, vestibilità ottima. È abbinata a dei pantaloni fatti a jeans, senza tasche dietro, in un tessuto che riproduce dei graffiti chiari su base grigia. La maglia è disponibile anche nella variante grigio melange e nero. Stessi pantaloni abbinati ad un giacchino matelassé elastico, corto, con una spilla a forma di fiore in ecopelle appuntata sul lato sinistro. Il giacchino ha una cerniera lunga per tutta la lunghezza posteriore, ma ovviamente si può togliere anche senza doverla utilizzare. Sotto al giacchino ho abbinato una blusa con piega sul davanti in una fantasia nera che riproduce petali di fiori. Blusa a macro fiori fondo grigio, con bordino in maglia grigia sul collo e piega centrale che viene cucita per un breve tratto in modo da darle una forma un pochino più svasata. È abbinata a dei pantaloni grigi, molto leggeri, elasticizzati,
che sono a vita leggermente alta, diciamo non più di due dita sotto l'ombelico, e che hanno degli spacchetti chiusi da cerniere nella parte posteriore della caviglia. Stessi pantaloni abbinati a questa giacca in tessuto a trama visibile, avvitata, con un motivo di pieghe sul lato sinistro che la rendono molto particolare. La giacca è monopetto con tre bottoni. Sotto la giacca, blusa doppia in pizzo. Il pizzo sopra è un tessuto chiaro e molto leggero sotto, che elimina ogni problema di trasparenza, e con un leggero motivo di arricciatura sul dietro. Qui invece abbiamo la stessa blusa ma abbinata ad una gonna in epopelle dal modello svasato, lunga fino sotto il ginocchio ma con il bordo più corto nella zona del ginocchio sinistro, quindi ha un effetto di corto lungo sfondato sul davanti. Il giacchino con spilla in epopelle che abbiamo visto prima, abbinato alla blusa in pizzo e ad una gonna in tessuto stropicciato, con la baschina aderente in vita che si apre poi successivamente a corolla ed è anche questa con l'orlo asimmetrico un po' più corto sul lato sinistro. E questa è la gonna lunga fiori, modello a mezza ruota, lunghezza decisamente al polpaccio, elastico in vita, comodissima, romantica e davvero molto bella.